Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Siamo nel 1922, siamo nel dojo del grande Jigoro Kano, il padre del judo. Per l'occasione c'è il grande Jikin Funakoshi, che è ospite di Jigoro Kano, gli fa un biglietto da visita per presentare questo karate jitsu, questo modo nuovo di combattere venuto da Okinawa. Nell'occasione molteplici personaggi che stanno a guardare, ma molti partecipano all'evento. Tra tanti personaggi ce n'è uno che accompagnerà Funakoshi per gran parte della sua vita e alla fine seguitemi. Nell'occasione non solo judoka, ma anche qualche altro personaggio che fa qualche altra arte marziale, ai tempi il judo, il kendo e il jiu-jitsu. Tra questi personaggi c'è un ragazzo molto promettente, su una ventina d'anni, già maestro di jiu-jitsu, già. Proprio nel 1921 addirittura ha la qualifica, l'anno prima, ha la qualifica di massima competenza del jiu-jitsu, cioè sarebbe la nostra attuale qualifica, possiamo dire, da maestro per poter insegnare. Quindi un personaggio molto promettente. Partecipa a questo, diciamo, stage nuovo con questo personaggio Funakoshi, invitato da un amico di judo, un certo Ito, un quinto dan, allievo diretto del grande Jigoro Kano. Lo incontra, ci guarda, viene al nostro dojo, c'è un personaggio nuovo che viene da Okinawa, presenta una cosa nuova, un karate jitsu. Pensate voi, è come se negli anni 60 un gruppo di amici vi avesse detto: oh, vieni nel nostro garagino, suoniamo qualcosa, poi magari abbiamo in mente di chiamarci Beatles, vieni anche te, partecipa anche te che sai suonare un po' la batteria. Cioè, stiamo parlando veramente di cose fantastiche, di storia allucinante del mondo del karate. Questo personaggio partecipa a questo evento, non un personaggio qualunque, un certo Hironori Otsuka. Seguitemi. Il grandissimo Otsuka, padre del Wado Ryu, niente più po' di meno proprio di lui. Nasce nel 1892 in una prefettura vicino Tokyo, suo padre è medico pediatra, una buona famiglia, viene affidato subito a una scuola di jiu-jitsu e di spada giapponese. Il ragazzo va avanti bene, addirittura diventa, come dicevo prima, un maestro di jiu-jitsu in non più di 20 anni. Quindi un personaggio molto promettente. Incontra Funakoshi e da quella volta, da quell'evento, invitato dal suo amico judoka, rimane veramente colpito dal grande Funakoshi e si abbandona totalmente allo studio del karate, di quel tempo chiamato karate jitsu, di questo personaggio venuto da Okinawa. Diciamo che raggiunge dei livelli molto alti, si dice che in un anno e mezzo lui abbia imparato 15 kata dal grande Funakoshi. Si dice così, lasciatemi un commento se secondo voi può essere giusto, compatibile questa cosa, perché è tanta roba in un anno e mezzo imparare 15 kata ai tempi di allora con un grande maestro così. Però i testi, le testimonianze dicono questo, un affatto molto importante. Addirittura Funakoshi lo avvicina a se stesso, perché vede in questo ragazzo molto promettente, veramente può essere una promessa per il suo futuro Shotokan, lo avvicina a se stesso e diventa addirittura il suo assistente personale. Quando hanno presentato il karate di Okinawa davanti all'imperatore nel dojo imperiale, diciamo che Funakoshi ha avuto un grandissimo input da parte di questo Otsuka, perché studiando già il jiu-jitsu hanno introdotto delle dimostrazioni molto concrete sulla potenzialità del karate. Non bastava far vedere solo i kata come voleva originalmente Funakoshi, ma insieme a Otsuka hanno introdotto anche qualche tecnica di jiu-jitsu o hanno fatto vedere delle bellissime applicazioni di cosa sta succedendo all'interno di un kata con diversi avversari, parate, contrattacchi, leve, strangolamenti, cadute a terra, e quindi diciamo che ha dato un grandissimo input, un grandissimo contributo allo sviluppo del karate di Funakoshi all'interno del Giappone. Le cose vanno bene tra loro due fino a quando... seguitemi. Jikin Funakoshi, come sapete, era un grandissimo tradizionalista. Secondo lui il metodo di combattimento non doveva uscire di un millimetro dalle applicazioni dei kata.
Quello era il metodo per poter imparare a destreggiarsi durante una fase di combattimento, di difesa da più o uno avversari. Non usciva fuori da questo discorso. Tra l'altro, come sapete, nacquero anche delle discussioni proprio col figlio Gigo Funakoshi, perché anche lui voleva iniziare a fare un po', tra virgolette, il combattimento libero. Ma un altro personaggio, come dicevo, Otsuka, venuto addirittura, quindi non aveva proprio le basi neutre come un normale studente, ma veniva già da un trascorso importante del Jiu-Jitsu. Tra l'altro incontrò anche il grande Ueshiba dell'Aikido, quindi un personaggio che aveva già avuto le sue esperienze in passato, voleva introdurre per forza questo tipo di combattimento, riuscire a fare un qualcosa in più, quindi era già tipo un futurista, qualcosa in più nel combattere al di fuori dei classici kata e applicazioni da kata. Addirittura voleva introdurre tecniche di box, aveva anche tanti amici che al tempo facevano il kendo, quindi anche tecniche di kendo, di attacco veloce, diretto, di tipo come si fa nel kendo un po' in linea. Chiaramente tutto questo non era in accordo col grande Funakoshi. Funakoshi era intransigente, tant'è che in una sua dichiarazione famosa disse: modifica l'essenziale del kata portando troppe modifiche vicine al jiu-jitsu. Le cose poi, chiaramente, andando alle lunghe, non andavano più di pari passo insieme allievo e maestro, finché poi il grande Otsuka decise di staccarsi dall'organizzazione di Funakoshi e aprire tutta una sua organizzazione, che ora ve la descrivo. Nel 1928, sempre in Giappone, incontra Mabuni e addirittura Motobu. Vi lascio il link in descrizione. Tra un po' di rugge che si è creata negli anni, una prima fake news, l'ho intitolato così il video, tra Funakoshi e Motobu, incontra Motobu, l'attuale concorrente, amichevole concorrente di Funakoshi. C'era un po' di ruggine tra di loro e addirittura, lasciando Funakoshi, nel 28 Otsuka incontra Mabuni, che gli apporta ulteriori modifiche, ulteriori tecniche del suo, lui lo rivendicava, il suo Todè di Okinawa. Quindi Otsuka manda avanti il suo discorso finché non codifica il suo stile, chiamandolo Wado-ryu. All'inizio si chiamava in un altro nome, Shinsu Wado-ryu Karate Do, per poi portarlo al Wado-ryu che conosciamo a tutt'oggi. Apre un dojo importante vicino Tokyo e la sua organizzazione prende campo. Molti che erano con Funakoshi cambiano parrocchia, seguono lui perché vedono che ha un approccio diverso nel fare il karate. Tra l'altro lui è stato un grande studioso di medicina tradizionale giapponese, possiamo dire l'attuale fisioterapista osteopata. Lui era molto predisposto per la cura di eventuali traumi da judo, da jiu-jitsu, da arti marziali, quindi era molto attento anche alla pratica non usurante del karate. Aveva solo una visione già futuristica del suo futuro Wado-ryu, e ci sono anche tantissimi riconoscimenti che poi prese col tempo. Seguitemi. L'anno decisivo in cui codificò veramente lo stile Wado-ryu fu il 1939, e nello stesso anno, sempre nel 39, partecipa al Festival dei Vecchi Stili organizzato dal Budokuten. Tra l'altro vi lascio il link in descrizione di un grandissimo che partecipò al Budokuten, che fece parte del Budokuten di Tokyo. Partecipa a questo festival dove ufficialmente viene riconosciuto il suo stile, addirittura insieme allo Shotokan, Shito-ryu e Gojo-ryu, quindi stili prettamente okinawesi, e lui invece è l'unico stile prettamente giapponese, cioè della grande isola. Quindi ha mantenuto questo tipo di stile, dove ha lasciato i kata praticamente originali di Okinawa senza modificare il nome, come fece Funakoshi con il nome originale di Okinawa. Li ha lasciati quei nomi originali, ma lo stile è prettamente della grande isola, quindi è stato uno stile, uno dei primi stili veramente innovativi, staccati diciamo dall'originalità di Okinawa. E poi arriviamo alle conclusioni. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questo video sul grande sensei Otsuka, quindi il grande fondatore del Wado-ryu. Non basta un semplice video del genere per descrivere la sua grandezza. Addirittura fu premiato dall'imperatore, proprio direttamente dall'imperatore Hirohito, per la sua divulgazione del karate giapponese.
Tra l'altro mi sembra che ora siamo alla terza generazione, quindi il figlio, il nipote attualmente manda avanti l'organizzazione mondiale in tutto il mondo, il Vado-Ryu. È stato uno dei maestri più decorati in Giappone, a parte dall'imperatore, da un altro parente dell'imperatore che lo ha premiato sempre per la promozione del karate giapponese, ma penso sia stato uno dei karateka, dei maestri, dei sensei più premiati nella storia del karate. Questo video, ragazzi, non è che voglio fare dei paragoni, sarebbe assurdo, sarebbe un discorso da bar mettere sulla stessa bilancia i due grandissimi Funakoshi e Otsuka, come mettere sulla stessa bilancia Shotokan e Vado-Ryu, sarebbe da stupidi. Due grandissimi stili, chiaramente nati un po' dalla stessa origine, ma poi dopo la vita li ha mandati in altri campi. Praticamente sono le storie un po' di oggi. Chi è che non ha avuto in palestra un ragazzo promettente, un bravo ragazzo che poi magari ha voluto fare il suo percorso, si è aperto magari un suo dojo. Come vedete, a distanza di 100 anni poi le cose si ripetono sempre. Lasciatemi un commento su questo video positivo, sempre costruttivo. Fatemi sapere se ho saltato qualcosa, se c'è qualcos'altro da dire, mi interesserebbe molto. Iscrivetevi al mio canale, lasciate un like e al prossimo video. Ciao dal Tempio.